sviluppato gli energie. Allora Marcello, perché attualmente poi parleremo anche di questa frenata Juve che preoccupa, perché la Juve nelle ultime 5 partite di 4 pareggi e una vittoria e ha fatto 7 punti, che non vittoria va bene. Vittoria è una partita da ripetere perché il pilone dello stadio li abbiamo piallati, l'unica vittoria l'ha fatta con voi, quindi stai zitto. No, ma la vittoria, bisogna ripetere la partita perché era condizionato tutto da questi problemi dello stadio. Certo, allora leggiamo la classifica. Cioè, poi tra l'altro io non è che mi esalto più di tanto, ieri sera io mi sono arrabbiato, testimoni tu che c'eri, altri che erano qui presenti. Tu hai detto non vinceremo niente neanche quest'anno. Non solo, l'hai detto, non vinceremo niente neanche quest'anno. Ho lanciato l'anatema perché con quella difesa lì, fin quando la registriamo bene, prenderemo sempre un mucchio di gol con le difese. Ma hai cambiato idea nella notte o continua a seguire la vincita? Io resto sempre dell'idea che se quella difesa continua a farsi i numeri di ieri sera non vinceremo niente. Però vedo che gli altri non è che vadano a mille. Alla fine di una giornata del genere, Marcello, posso chiederti, ma perché avete comprato Elia per 8, 9, 10 milioni di euro, quel che l'è, e non avete preso un difensore? Elia non lo fate giocare mai. Questo infatti è una delle colpe che io addebito non tanto su Elia, perché secondo me Elia è un giocatore buono, è un nazionale olandese, il problema vero è non essere stati in grado di acquistare un centrale di livello da mettere al posto di Bonucci, che ieri sera ti ha fatto vedere cos'è, e Chiellini, che comunque centrale non ci può stare, può stare giusto sulla fascia e non mettersi nemmeno a controllare un difensore in aria perché se lo fa perdere. Allora a quel punto io do degli irresponsabili ai miei dirigenti per questa scelta, per aver preso un centrale. La priorità del mercato obiettivamente era la difesa. Abbiamo comprato bene dappertutto tranne che in difesa. Abbiamo fatto un buon mercato. Il problema è stato toppare lì. Non siamo la classifica, noi queste cose qua abbiamo capito. Raccontaci una domanda. No, perché pensavo anche che se il miglior difensore della Juve attualmente è Barzagli che è stato preso praticamente a 500.000 euro a parametro quasi zero dal Wolfsburg, come non voglio dire uno scarto, meno male che vuol proprio preso. Dire che Bonucci e Chiellini sono ridotti male. Prego, va bene. Allora cominciamo dalla side B. Al fondo purtroppo troviamo sempre il Cesena con 2 punti, ha perso anche oggi contro il Siena. Questa è la zona caldissima. Sì. Lavaioli, stai attento. Questa è la zona caldissima della side B. Fin dove la vedi tu la zona caldissima? La zona caldissima la vedo fin qua. La vedo fin qua. La zona caldissima. Beh, allora, ragione. Lecce che ha perso oggi in maniera. No, io non so come ha fatto il Lecce da 3-0 a 4-0. Una roba neanche con Liverpool quella notte. Sì. Lecce 4 punti insieme al Bologna, che però deve ancora giocare con la Lazio. Come e potrebbe saltare qua. A 7 punti sopra, perché per lo scontro diretto di con la Lazio. Ha ragione Marcello, perché è caldissima? Caldissima perché l'Inter, perché qui troviamo ancora il Novara a 5 punti. Però l'Inter nonostante abbia vinto, applausi oggi, scudetto, è tornata, restiamo sempre qua, che nel caso in cui il Bologna stasera vincesse viene raggiunto e ti ritira comunque giù e sei sempre in una brutta posizione, Rava. Infatti vedo che fai una brutta. Però poi hai un altro scontro con la Procedi. Poi hai uno scontro con chi sta però già meglio di te nella pancia della Serie B. La pancia della Serie B troviamo proprio l'Atalanta, bella tronfia, anche se oggi ha fatto una bellissima vittoria. Con i 6 punti che le hanno sottratto sarebbe a 14. E mercoledì sera ci sarà un big match a Bergamo tra Atalanta e il derby tutto nerazzurro. Forza Atalanta! Bene. Poi troviamo invece in testa alla side B ben 1, 2, 3, 4 anche 5, perché c'è una squadra che ripeschiamo da lì, che sono Fiorentina, Genoa, Parma, Siena e Chievo. E andiamo in side A. Saliamo con la side A. Scusa Giorgio, prego, un attimo spostarla. Troviamo Palermo e Catania a 10. La Roma che ha vinto oggi proprio col Palermo 11, insieme al Napoli che non è andato oltre lo 0-0 a Cagliari, ma gliel'avevo detto De Cerame. Napoli 11, però troviamo nuovamente nella side A il campione, i campioni d'Italia, i più titolati al mondo, i super campioni d'Europa, del mondo, d'Italia. E tutto del Milan, che oggi hanno fatto una grandissima partita. Però bisogna riconoscere, bisogna riconoscere perché giusto è giusto, una partita eccezionale. Lo dico che sapendo che Ravaioli qualche cattiveria però il Milan ha fatto una grande rimonta, meritano di stare lì. Quindi Milan 11 insieme anche alla Lazio, che però una partita in meno stasera deve giocare col Bologna. Forza Bologna, perché devi tenerci le ultime 3 posizioni. Allora, io perché oggi ho usato la scala e non lo sgabello, come diceva Corso che dovrebbe tenersi lo sgabello. Perché nonostante il casco, nonostante il nostro casco,
casco. Sì, ma non vado fino in cima perché in cima però io intanto ti doto squadra, perché non vorrei mai che l'amministratore delegato poi mi accusasse perché prima o poi purtroppo io temo di no, ma mi casca lui prima. Ma oh ti è esatto, casca dalla classifica quello fa di correre meno rischi, prego. Nonostante appunto il mio brutto pareggio di ieri, giusto Icardi, possiamo dire giustissimo, pessimo pareggio, anche se abbiamo comunque una partita giocata non malissimo, però nel finale proprio ci siamo scollati, andati via, il Genoa poteva anche vincere. Quello è un punto su cui sputi sopra? Tanta grazia che l'hai preso. Però io volevo tanta grazia che l'hai preso. Allora troviamo il Cagliari che oggi ha fermato il Napoli e lo troviamo a 12 punti e poi nonostante tutto io mi trovo qua al mio secondo posto. Quando tutti ieri dicevano la scala, che io la scala la uso, oh, non salgo fino all'ultimo gradino, ma al penultimo, perché al penultimo siamo noi 13 punti Juventus e all'ultimo bravissimi quelli dell'Udinese, la squadra più forte del campionato perché ha subito soltanto una rete. Brava da chi? Da chi? Però Marcello, voglio ricordarti. Da chi ha subito la rete? Non mi ricordo. Dei Sharawi. Ma va. Vabbè, voglio ricordarti, Marcello, che però se dovessi vincere la Lazio, tu non sei più secondo, diventi terzo. Speriamo di no. Ma me la devi proprio tirare. E mi dici che cado dalla scala e che vuoi che la Lazio vinca? No, mamma mia, porti una sfiga. Ma io le vuole dire una cattiva. Dopo tanta scala che hai fatto e rischi che ti sei preso, puoi anche andare a vedere la partita allo stadio là da voi. Perché ormai lì quella non ti fa più paura. No, ma noi il nostro stadio è sicurissimo. Che sì, acciaio, sì, è il miglior di questa scala. Acciaio. Allora, è una classifica che si tinge sempre di bianco-nero. Sì, è tutta bianco-nero. Questo è importante. Si apre con i bianco-neri, purtroppo si chiude anche con i bianco-neri. Tutti dicevano che comunque stasera avremmo dovuto già abdicare. Noi non abdichiamo ancora. Tutti ci sperano, e invece noi ci siamo, Marcello, nonostante tutto ci siamo. Datemi le ultime 5 della Juve. Intanto vi voglio far vedere le partite di mercoledì, perché mercoledì martedì, noi giochiamo martedì e sto arrivando, mercoledì si gioca il turno infrasettimanale e la Juventus anticipa il martedì, eccole qui le partite che verranno disputate mercoledì, naturalmente io meno il Camperlaia, eccolo qui, forza. Allora, Juventus-Fiorentina si gioca martedì, naturalmente saremo qui su Tele Lombardia, reti collegate. Atalanta-Inter, Cesena-Cagliari, Chievo-Bologna, Genoa-Roma, Lazio-Catania, Milan-Parma, Grattugia, vedremo, Napoli-Udinese, partitona anche questa, e Novara-Siena, partitona per il Novara e il Siena che stanno in zona. Per l'Inter. Poi, Novara. Invece...